Sburocratizzazione e sgravi fiscali, il binomio vincente della zona economica speciale. E Walter Tosto, azienda specializzata nella produzione di apparecchi a pressione destinata ai settori oil and gas, petrolchimico, chimico e nucleare, grazie alla ZES, è riuscita a creare spazi lavorativi. Il nuovo fabbricato sarà realizzato nella zona industriale di Chieti Scalo in via Piaggio, occuperà circa 2.000 metri quadrati. Nel progetto è prevista la realizzazione di una palazzina di 3 piani con uffici annessi. Va da sé la richiesta di nuovo personale. Molto spazio sarà dedicato ai clienti ospiti, circa 25, quelli che lavoreranno in sinergia con Walter Tosto, tra questi la Fusion for Energy, Rolls-Royce e l'Electricité de France. Il cliente diventa l'operatore dell'impianto, il vero responsabile, quindi sta con noi per tutto il periodo di sviluppo e di realizzazione del progetto. Noi abbiamo clienti residenti presso di noi ormai da 10 anni per componenti iniziati nel 2010 e nel 2012 che sono in consegna quest'anno. Oggi inauguriamo un nuovo stabile uffici per la divisione Nuclear e Big Science della Walter Tosto ed è un altro testimone che poniamo, diciamo, in una scala di grandi investimenti di questa società ed è un pochino il termine di un investimento che abbiamo intrapreso ormai 15 anni or sono. Sono 138 le aziende che finora hanno fatto richiesta agli uffici ZES distribuiti sul territorio per avere vantaggi utili a nuovi insediamenti. Dal 2002 ed inizio 2003 sono più di una ventina di imprese che hanno beneficiato o del credito d'imposta, questo significa le piccole e medie imprese, il famoso F24 di cui tutti oggi hanno preso coscienza per l'ecobonus 110%. Un'altra parte, come la grande impresa, la Walter Tosto è una di queste, o la Arvedi, che non hanno diritto al credito d'imposta perché l'Abruzzo è una regione in transizione a differenza delle altre zone ZES d'Italia, hanno avuto invece la semplificazione amministrativa che è l'altro asset delle cose, rapidamente, ripeto, grazie alla collaborazione istituzionali, comune, provincia, regione, tutti i soggetti che sono abilitati a dare queste autorizzazioni. Nella ZES 30 giorni, il tempo utile alla presentazione di un progetto che è diventato operativo, come nel caso Walter Tosto. Non attendere lungaggini, non attendere significa progredire subito, significa essere competitivi per quanto riguarda il palcoscenico mondiale, quindi siamo contentissimi di questo risultato.